parole brevissime per cercare di dare un'idea delle ragioni per cui io ed altri musicisti siamo venuti qui. Partendo dalla constatazione di come viene organizzata e la cultura in generale in Italia, tanto per esempio, cioè è organizzata dalla classe dominante, ne gode un pubblico estremamente ristretto, sono estremamente schematico, perché voglio dire solamente in due parole, e quindi c'è una profonda ingiustizia alla base di questo stato di cose. Tutte le strutture musicali sono in mano alla classe dominante, per questo c'è questa frattura e questa impossibilità di capirsi. Questo è anche una delle ragioni del nostro lavoro qui. Sia quindi un intervento egemone. Considerare la musica e la cultura come una delle rivendicazioni della classe operaia. Un intervento di direzione reale messo a frutto e impegnato dalla classe operaia e delle classi popolari in prima persona, così come oggi è, dopo le lotte di questi anni. La classe operaia oggi di che musica ha bisogno? Ha bisogno della musica, e che non può essere altro che una musica rivoluzionaria. Questa è una cosa importantissima in questa società, come la sarà sempre, e direi che può costituire un punto fermo dal quale dobbiamo partire. È fiassante quater meno iscritto al Partito Comunista nella provincia di Reggio. L'abitudine all'ascolto passivo è un fatto politico, sociale, ideologico di profondo. Ecco perché va smascherato. Quello è un atteggiamento subito in maniera piuttosto passiva. Ed è un modo perfettamente ideologico di consumare. Io credo che anche debba esserci un intervento specifico della classe operaia. Ad esercitare un ruolo attivo e non più passivo. Riuscire a far intervenire i lavoratori nel produrre la cultura, non tanto nel consumare. I lavoratori debbono intervenire e non essere esclusi da tutto questo. Abbiamo anche noi una sensibilità e quindi siamo in grado di giudicare. Anche proprio attraverso che provochi. Sia cioè la classe operaia anche a compiere una critica. Posso stimolare in qualche modo. Ma è una passione, in qualche modo, con cui si tenta di renderci così incapaci di pensare.